Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con informazioni in diretta su Telebari. In primo piano il Presidente della Camera Roberto Fico, il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, oggi a Bari per la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. La cronaca della giornata da Cristina Ferrini. Bari celebra il 4 novembre giornata delle Forze Armate alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e del Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. La cerimonia nel Sacrario Militare dei caduti d'oltremare, l'ingresso delle massime autorità con gli onori militari presenti, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e le famiglie dei caduti e dispersi in guerra. La deposizione della corona del Capo dello Stato sul sacello dei caduti d'oltremare, la firma del Presidente Fico nell'albo d'onore, la messa officiata dall'Arcivescovo Francesco Cacucci e poi l'intervento dell'Onorevole Tofalo. Il mio pensiero e il ringraziamento va oggi a tutte le nostre donne e ai nostri uomini che hanno giurato di difendere il tricolore, i diritti umani e i più deboli anche a costo della propria stessa vita. E questa è l'essenza dello straordinario quotidiano di cui sono protagoniste i nostri ragazzi in uniforme. Da Libano alla Lettonia, dal Kosovo all'Afghanistan, dall'Iraq a Djibouti, dagli Emirati Arabi, il Mar Mediterraneo, in Niger, in Libia, in Somalia, e a quanti operano sul territorio nazionale delle operazioni di strade sicure in concorso con le forze di polizia, giunga il più forte e caloroso abbraccio della nazione e l'apprezzamento di tutti i cittadini per l'impegno quotidiano che ci consente di vivere e prosperare nella pace. Viva il 4 novembre, viva le Forze Armate, viva la Repubblica Italiana. Al termine della cerimonia il messaggio del Presidente Roberto Fico sulla giornata dell'Unità Nazionale. Oggi è una giornata importantissima, una giornata carica di significato e soprattutto dei valori che rappresentano la nostra Repubblica ed è quello per cui noi siamo qui, proprio per rappresentare quei valori. E nella giornata dedicata all'Unità Nazionale e alle Forze Armate, tante le iniziative del Ministero della Difesa su tutto il territorio nazionale, tra queste spicca caserme aperte. Per l'occasione la Brigata Pinerolo ha consentito a tutti i pugliesi di poter assistere a mostre statiche dei principali mezzi e materiali in dotazione, nonché di visitare le strutture delle caserme. A Bari porte aperte alla Briscese e alla Vitrani, inoltre questo pomeriggio la banda della Pinerolo si è esibita in modo itinerante in Via Sparano. E siamo alla cronaca, hanno fatto irruzione nel supermercato, armati e con il volto coperto, hanno minacciato i dipendenti, svuotato le casse e sono scappati via senza lasciare tracce. È successo oggi pomeriggio intorno alle 17.30 all'Eurospin di Trigiano, tra incredulità e paura dei tanti clienti presenti in quel momento nel market. Almeno due i banditi che hanno messo a segno il colpo, riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto pochi minuti dopo il fatto, ma non si esclude la presenza di ulteriori complici all'esterno della struttura. Il bottino portato via dai rapinatori è ancora in corso di quantificazione. Un nuovo ospedale da più di 260 posti nascerà tra Molfetta e Bisceglie e sarà il punto di riferimento per 190.000 abitanti. Roberto Maggi. Un progetto da 107 milioni di euro per un nosocomio a metà strada tra le ASL di Bari e della BAT. Parte ufficialmente l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale del Nord Barese, la quinta nuova struttura in regione dopo Monopoli, Fasano, Taranto, Andria e Sud Salento. Il prossimo passo sarà quello di individuare l'area che dovrebbe ricadere comunque tra Bisceglie e Molfetta. La strada tracciata del resto è quella di costruire nuove strutture anziché riutilizzare quelle esistenti, in relazione a una posizione che vede economicamente conveniente questa politica per i minori costi di costruzione ex novo. I vecchi ospedali potranno eventualmente essere adibiti a strutture per il territorio. Del resto lo stesso governatore emiliano ha definito critiche le condizioni di tre ospedali attualmente in funzione, Terlizzi, Corato e Molfetta. Difficile stabilire i tempi di realizzazione della nuova struttura che comunque, stante lo stato embrionale dell'iter, vedrà la luce solo nei prossimi anni. A spiegarlo è stato il direttore del Dipartimento per la Salute, Vito Montanaro. Vogliamo che la costruzione di un nuovo ospedale sia un investimento,
risorse dedicate o destinate alla ristrutturazione di vecchi ospedali normalmente hanno valori molto più rilevanti e non ottengono gli stessi benefici dal punto di vista dei percorsi assistenziali, perché il vecchio ospedale, la vecchia struttura ha logica costruttiva vecchia, ormai superata. Sarà necessario prima avviare l'attività della conferenza dei servizi che dovrà selezionare il luogo. Noi contestualmente attiveremo un percorso che definisca dal punto di vista clinico-gestionale quello che il sistema organizzativo sanitario della Regione Puglia si attende, per cui cercheremo di lavorare su binari paralleli. Quando avremo il luogo fisico disponibile potrà essere avviata l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e l'attività di costruzione della struttura. Oltre 50 anni scompare il mercato di Vianizza, al quartiere San Pasquale di Bari. A comunicarlo il sindaco Antonio De Caro: da martedì mattina tutte le attività si sposteranno nel mercato coperto di Via Mendola. I residenti non dovranno più cercare parcheggio altrove, ha detto il primo cittadino, e non faranno più i conti con l'inevitabile sporcizia legata a un mercato giornaliero. Da domani quindi gli operatori mercatali potranno lavorare con maggiore dignità, avranno una struttura, acqua corrente e un bancone, non dovranno svegliarsi all'alba per montare tutto, ha concluso De Caro. Si tratta solo di alzare una saracinesca, l'impegno, seppure in ritardo, è stato mantenuto. Nei prossimi mesi, fanno sapere dal comune, sarà spostato anche il mercato di Iapigia, proseguono infatti i lavori per creare un mercato coperto anche in quel quartiere. Noi seguiremo l'inaugurazione della nuova sede del mercato coperto di Via Mendola domani mattina nel B&G Gang a partire dalle 7.25. Ogni weekend il quartiere Umbertino di Bari diventa una sorta di zona franca in cui ognuno fa quello che vuole. Ancora una volta i problemi rilevati dai residenti sono quelli già noti ai più. Traffico congestionato, decine e decine di auto in divieto di sosta e schiamazzi che rovinano il sonno di molti cittadini. La situazione di viabilità è la stessa più volte denunciata, scrivono in un post sulla pagina Facebook Comitato Salvaguardia Zona Umbertina, e ancora una volta è mancato il presidio del territorio da parte della polizia locale. L'immagine del lungomare di Bari nelle ore serali del fine settimana è rovinata dall'immensa fila di auto in divieto di sosta, nessuna delle quali si apprende con una multa sul parabrezza. Ci auguriamo, concludono, che si voglia finalmente disporre la presenza di almeno una pattuglia della polizia locale nell'Umbertino nelle ore serali e notturne. Il piano di lavoro di Vittorio e il Mezzogiorno. Questo pomeriggio nell'aula del Consiglio regionale della Puglia un convegno per celebrare il padre della CGIL, Giuseppe Di Vittorio. Una riflessione su una proposta del passato per affrontare temi ancora oggi più che mai attuali. Il piano del lavoro di Vittorio e il Mezzogiorno è il titolo del convegno organizzato nell'aula del Consiglio regionale della Puglia per ricordare Giuseppe Di Vittorio, padre del sindacalismo e della CGIL, scomparso il 3 novembre di 62 anni fa. Bracciante agricolo di Cerignola, Di Vittorio contribuì attraverso le sue battaglie alla formazione della Repubblica Italiana, ma soprattutto grazie alla presentazione del piano del lavoro, sua grande intuizione politica e sociale, in un periodo storico come quello che caratterizzava l'ottobre del 49, portò il sindacato a divenire un soggetto politico a tutti gli effetti. E così nel 70° anniversario del piano del lavoro, la Puglia celebra Giuseppe Di Vittorio con una serie di appuntamenti in cui ieri come oggi si pone al centro l'occupazione e la tutela dei diritti. Le battaglie che ha condotto Di Vittorio sono state essenziali per la modernizzazione produttiva, economica e sociale del paese. Ma direi che quello che resta fondamentalmente sono le idee di Vittorio, le idee del piano del lavoro sono idee strettamente attuali che vanno nella direzione di una rinnovata ripresa, almeno auspico, delle politiche industriali in Italia. Come già osservava Di Vittorio, siamo nel 49-50, l'Italia già in quel periodo cominciava a sperimentare tassi di disoccupazione anche intellettuali crescenti. Di Vittorio verosimilmente si riferiva a diplomati, oggi siamo a laureati, se non a dottori di ricerca, in condizioni di disoccupazione, di sottooccupazione o addirittura di migrazioni intellettuali. È una tendenza che va frenata, è l'unico modo, a mia conoscenza, secondo me, per la quale si può frenare questa tendenza è investire maggiormente nei settori della ricerca e dello sviluppo. Si terrà dal 7 al 10 novembre alla Fiera del Levante la 34esima edizione del Salone Nazionale Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina. Tutti i dettagli in questo servizio.
Tre splendide ragazze in abito da sposa, il mondo del wedding che diventa protagonista, torna Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina, la 34esima edizione del Salone Nazionale dedicato al mondo del wedding. Dal 7 al 10 novembre, nel nuovo padiglione della Fiera del Levante, abiti da sposa, sale ricevimenti e wedding planner, solo per dare una panoramica dei tanti operatori che lavorano nel settore, saranno i protagonisti dopo le tappe di Lecce e Grottaglie. Gaetano Portoghese, amministratore unico dell'agenzia Publivela che cura l'iniziativa, ha presentato le novità di questa edizione. Le conferme sono il concorso Un giorno da modello in collaborazione con White, la collaborazione con l'Istituto Professionale Santarella e il Promessi Sposi, il Bridal Show. Inoltre la novità assoluta è Levante Cooking, quindi un'area appositamente dedicata all'issue cooking delle sale ricevimenti. Un settore che da tempo sta diventando fondamentale per l'economia del territorio, tanto che a patrocinare l'iniziativa c'è anche il Comune di Bari. L'assessora Carla Palone ha infatti salutato con favore il ritorno della manifestazione. Beh, si crea un indotto economico molto importante, quindi non solo la vendita di un abito da sposa, ma tutto quello che è intorno al mondo matrimonio. Ripeto, per noi è anche un'operazione di marketing, perché permette di far vedere la città attraverso le immagini del matrimonio. Tempo incerto, perturbazioni in arrivo, ma temperature ancora alte. Le previsioni del meteo della settimana dal colonnello Vitantonio Laricchia. Giornate dal tempo incerto, quelle che si prospettano per questa settimana appena incominciata. Le precipitazioni saranno concentrate nelle giornate di mercoledì e giovedì, ma le temperature resteranno alte nonostante l'autunno sia partito già da un po'. Se da un lato il sole sembra ancora scaldare le ore centrali della giornata, nel pomeriggio e in serata i cumuli di nubi e il vento sono quasi sempre in agguato. C'è chi infatti preferisce ricorrere al classico abbigliamento a cipolla, tipico delle mezze stagioni, per tenere alla larga l'influenza che in questo periodo è sempre dietro l'angolo, colpendo nella maggior parte dei casi bambini e anziani. Tempo ballerino ancora, cosa ne pensa? Non lo so se è colpa dell'uomo o magari queste vendite che succedono intorno alla terra. Ci si deve vestire ancora a cipolla? Ma bisogna stare attenti. Altrimenti quelle influenze sono tante. Sì, sì, anch'io sono un po' raffreddato. Mi copro la mattina, però arriva il mezzogiorno e fa un po' caldo. Si sta ancora benissimo, no? Cioè, anche così, senza abiti pesanti, si sta bene. Cioè, una camicetta, la giacca jeans. Lui, Antonio, sta soltanto in maglietta e quindi ci godiamo questa temperatura obiettivamente insolita. Siamo in autunno, direi quasi che è scoppiato l'autunno, sono veloci perturbazioni atlantiche. L'aria ghiacciata e fredda si trova in Irlanda verso la Gran Bretagna, arriva dalla Groenlandia fino alla Spagna e di lì poi partono tante perturbazioni atlantiche a fasi alterne. Ci accorgiamo con i venti a carattere sciroccali, infatti le temperature sono abbastanza alte per la stagione, 22-24 gradi, tanto vento di scirocco o di libeccio, perturbazioni che passano molto velocemente, qualche acquazzone qua e là, godiamoci un bel martedì di sole e abbastanza caldo, pioggia per mercoledì e giovedì, schiarite per venerdì e sabato e domenica, ombrella a seguito e ben coperti. E noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo con altre notizie. E rieccoci in diretta con l'edizione serale del nostro telegiornale. Ripartiamo subito dalla questione Ilva. I lavoratori e i cittadini di Taranto non diventino le vittime sacrificali del rimpallo tra governo e azienda in quella che rischia di essere una vera e propria bomba sociale. Così il segretario generale della CGIL Puglia, Pino Gesmundo, sull'annuncio di ArcelorMittal di volersi ritirare dalla gestione dello stabilimento dell'Ilva. Governo e Mise convochino subito un tavolo urgente con le parti sociali e istituzioni territoriali per risolvere la questione, ha dichiarato ancora Gesmundo. L'annuncio della multinazionale è arrivato questa mattina attraverso un comunicato con effetto dal 3 novembre 2019. Si legge: il Parlamento italiano ha eliminato la protezione legale necessaria alla società per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale, giustificando così la comunicazione di recesso. In aggiunta, i provvedimenti emessi dal Tribunale Penale di Taranto obbligano i commissari straordinari dell'Ilva a completare queste prescrizioni entro il 13 dicembre 2019. Prescrizioni che dovrebbero ragionevolmente e prudenzialmente essere applicate anche ad altri due altiforni dello stabilimento di Taranto. Lo spegnimento, sottolinea ancora ArcelorMittal, renderebbe impossibile per la società attuare il suo piano industriale, gestire lo stabilimento di Taranto e in generale eseguire il contratto.
E il presidente della Camera Roberto Fico e il sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo oggi a Bari per la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Sentiamo. Bari celebra il 4 novembre giornata delle Forze Armate alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e del Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. La cerimonia nel Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare, l'ingresso delle massime autorità con gli onori militari presenti, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e le famiglie dei caduti e dispersi in guerra. La deposizione della corona del Capo dello Stato sul sacello dei caduti d'Oltremare, la firma del Presidente Fico nell'albo d'onore, la messa officiata dall'Arcivescovo Francesco Cacucci e poi l'intervento dell'Onorevole Tofalo. Il mio pensiero e il ringraziamento va oggi a tutte le nostre donne e ai nostri uomini che hanno giurato di difendere il tricolore, i diritti umani e i più deboli anche a costo della propria stessa vita. E questa è l'essenza dello straordinario quotidiano di cui sono protagonisti i nostri ragazzi in uniforme. Da Libano alla Lettonia, dal Kosovo all'Afghanistan, dall'Iraq al Djibouti, negli Emirati Arabi, in Mar Mediterraneo, in Niger, in Libia, in Somalia, e a quanti operano sul territorio nazionale delle operazioni di strade sicure in concorso con le forze di polizia, giunga il più forte e caloroso abbraccio della nazione e l'apprezzamento di tutti i cittadini per l'impegno quotidiano che ci consente di vivere e prosperare nella pace. Viva il 4 novembre, viva le Forze Armate, viva la Repubblica Italiana. Al termine della cerimonia il messaggio del Presidente Roberto Fico sulla giornata dell'Unità Nazionale. Oggi è una giornata importantissima, una giornata carica di significato e soprattutto dei valori che rappresentano la nostra Repubblica ed è quello per cui noi siamo qui, proprio per rappresentare quei valori. Prima ruba delle scarpe da Foot Locker, poi ben 8 giubbotti in pelle dal negozio Bershka. È successo questa mattina intorno alle 10.30 in corso Cavour, ma la fuga del ladro, un ventenne originario della Guinea, è durata solo un paio di isolati. Bloccato in via Argiro dalla polizia locale, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Bari. La merce rubata è stata recuperata e restituita ai proprietari delle due attività commerciali. Il ragazzo, risultato anche in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, sarà giudicato con rito direttissimo. La poesia di Bari di Arco in Arco, sabato pomeriggio la visita guidata a cura dell'associazione Pugliarte alla scoperta delle bellezze della città vecchia. Un percorso esperienziale alla scoperta delle più antiche caratteristiche viuzze di Bari Vecchia. Torna l'appuntamento con la poesia di Bari di Arco in Arco, la visita guidata promossa dall'Associazione Pugliarte, che accompagna i tanti visitatori a conoscere le storie e le tradizioni che ruotano attorno agli archi e alle corti di epoca medievali presenti nel borgo antico. Punto d'incontro a Piazza Federico II, per proseguire poi con Arco Basso e Arco Alto e concludere il tour con l'Arco della Fattucchiera in una passeggiata tra i vicoli di Bari Vecchia. È una visita particolare perché non tocchiamo i beni monumentali della città, ma andiamo a conoscere il cuore pulsante della città vecchia. Quindi si passa tra gli archi e le corti storiche della città, archi e corti particolari legati chiaramente ai personaggi che hanno fatto la nostra storia. Al centro dell'attività il viaggio che rompe il concetto di visita al monumento e al paesaggio per diventare un percorso che mobilita i cinque sensi del fruitore alla scoperta delle diverse arti presenti in città. Storia, architettura, patrimonio popolare, i sapori della Bari del passato si uniscono per donare ai turisti, ma anche ai tanti cittadini baresi, un sabato pomeriggio diverso dal solito. Possiamo dire che uno degli obiettivi di questa esperienza è anche portare gli stessi baresi a conoscere il proprio territorio, oltre che ai tanti turisti. Assolutamente, nasce proprio il nostro progetto che è Bari Nostra con l'obiettivo di fare turismo di outgoing, cioè si far sentire cittadini baresi turisti a casa propria. È un turismo rivolto ai residenti. Entro la fine dell'anno ci consegneranno nuovi spazi espositivi nell'imponente complesso monumentale di Santa Scolastica. Così il sindaco Antonio De Caro, durante il sopralluogo nel compendio immobiliare, insieme alla consigliera metropolitana Francesca Pietroforte e Maria Grazia Magenta, direttrice dei beni culturali della città metropolitana. Il sopralluogo è servito a monitorare lo stato dei lavori ormai in fase di ultimazione. In particolare, la sala più grande al piano terra sarà dedicata al rapporto tra indigeni e greci, mentre una seconda sala sarà dedicata alla collezione polese acquisita dalla ex provincia negli anni 20. Al primo piano saranno collocate la sezione preistoria e protostoria in terra di Bari, la sezione dedicata all'età del bronzo e del ferro e quella dei Peuceti, che esporrà tra gli altri il famoso corredo funebre del guerriero di Nuecattaro.
Terza edizione del premio Morris Maremonti, Festival Nazionale della Musica Emergente, in programma sabato 9 novembre a Garage Sound Music Club di Bari. L'evento è organizzato dall'associazione Onlus, gli amici di Morris, in collaborazione con Garage Sound Music Club e il patrocinio del Comune di Bari, Regione Puglia e Fondazione Puglia. Si tratta di un contest musicale dedicato alla memoria di Maurizio Maremonti, in arte Morris, autore e frontman della rock band barese One Way Ticket, scomparso prematuramente il 25 giugno 2014 a soli 38 anni, vittima della sindrome Lockheed in seguito ad un ictus e mesi di coma. Obiettivo dell'associazione Gli Amici di Morris è raccogliere fondi per sostenere le persone in stato di Lockheed e finanziare la ricerca scientifica sulla LIS attraverso la realizzazione di eventi musicali sul territorio, andando a caccia di nuovi talenti nel campo musicale emergente. L'edizione 2019 del premio permetterà di raccogliere fondi per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali che verranno donate al nuovo centro risvegli dell'ospedale Fallacara di Trigiano. E per questa edizione è tutto, vi ricordiamo l'appuntamento in diretta a partire dalle 20.30 con Chiama De Caro in studio con Alessandra Bucci, il primo cittadino Antonio De Caro. Potrete seguire la nostra diretta e interagire con noi anche attraverso le nostre pagine Facebook. Per questa edizione del telegiornale intanto è tutto, grazie per averci seguito. Meteo è offerto da sgservicesud.it. Un saluto e bentrovati ad un nuovo appuntamento previsionale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione penalizza la nostra penisola, pilotando una serie di perturbazioni responsabili di spiccata instabilità atmosferica. Più nel dettaglio osserviamo la grafica della nuvolosità, sarà distribuita su tutta la nostra penisola, concentrandosi principalmente sulle regioni settentrionali, ma sarà in estensione verso quelle centro-meridionali. Più nel dettaglio osserviamo la giornata di martedì. Il tempo sarà spiccatamente instabile sulle regioni centro-settentrionali con piogge anche temporali. Vi segnalo che saranno localmente di moderato forte intensità sul versante tirrenico, mentre saranno fenomeni più blandi sulle regioni adriatiche. Le temperature massime calano di qualche grado al centro-nord, mentre avremo un clima mite al sud. Con questo è tutto, ma per dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.